Ciao a tutti ragazzi, questo vlog nasce principalmente per parlarvi dei video che saranno caricati prossimamente sul canale, ovvero nei prossimi mesi. E allora, praticamente oggi, che è lunedì 25 febbraio, Diego è andato in gita a Barcellona e quindi per un po' non ci saranno video della vita del fumatore, ma non per tipo un mese, no, ma per una settimana, due, roba così, perché quando lui tornerà a fine settimana più o meno avrà fatto molti video di Barcellona, quindi faremo i video di Trip to Barcellona e li caricheremo sul canale. E visto che la città è grande e starà per 4 giorni, ci saranno molte cose da vedere e quindi farà più video. E cioè, non potremo fare un video lungo di mezz'ora, di conseguenza saranno caricati a spezzoni sul canale. E lui registrerà principalmente con la videocamera e la GoPro, perché sì. I suoi video inizieranno con un'introduzione sua di quando si sveglia, il viaggio, tutte queste balle qua, e poi farà vedere un po' come la città, tutte le cose, le balle che andranno a vedere. E tra l'altro, andando là, troverà anche moltissimi energy drink per i video successivi che faremo e comprerà sicuramente delle sigarette per la sua collezione e da recensire, sigarette che probabilmente qua non ci sono. Quindi aspettatevi moltissime cose sul canale. E in più, io settimana prossima andrò in gita a Milano e quindi farò anch'io un video, farò Trip to Milano, sarò accompagnato da un altro youtuber in questo video. E poi a fine mese andrò di nuovo in gita a Fossoli e anche là ci sarà un trip, cercherò qualche energy. E poi metà mese più o meno, il 12 e 15, troverete l'unboxing di 2 giochi, ovvero Metro Last Light e Sniper Ghost Warrior 2 in Collector Edition, sempre che mi arriva, se no gioco normale, mi spiace. E quindi bene o male questi qua sono i video che verranno caricati nei prossimi mesi, e forse ci sarà qualche video di DMTB fatti con Cristian, ma dovremo vedere, perché comunque adesso lui si è comprato una nuova bici da downhill, ha comprato il casco, le ginocchiere, balle varie, quindi penseremo anche di fare qualche montaggio ben fatto. Quindi ciao a tutti ragazzi, il vlog puzzo proprio schifoso finisce qua, era solo per darvi delle informazioni sull'avvenire del canale. Adesso vi lascio con le fuck you time della vita del fumatore da parte di Diego. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo. Saluti ragazzi, in questa puntata dalla Siberia siamo qua per le nuove fuck you time. Adesso mi accendo un siccione. Allora, prima domanda, Russia Punch mi scrive: ciao Varso, volevo chiedere a Diego se poteva recensire le Camel Click to Refresh, se si chiamano così. Sono quella alla menta, sono un po' strane. E poi volevo chiedere un dubbio che ho. Mi hanno detto degli amici che le sigarette della Lucky Strike hanno il tabacco tostato e quindi fanno più male, è vero? Comunque ciao, vabbè, eccetera. E allora, le Camel Click to Refresh non si chiamano così, sempre se intendi quelle con la pallina di menta. Si chiamano Camel Active, e comunque sia non voglio recensirle, perché le sigarette aromatizzate come con la pallina di menta piuttosto che alla vaniglia, cose così, non mi piacciono, perché discostano la sigaretta dall'essere una sigaretta, quindi non le recensisco. Poi le Lucky Strike hanno sì il tabacco tostato, fanno un po' più male, ma non so in che unità di misura fanno più male, nel senso a livello polmonare, a livello della trachea, non lo so, e mi dispiace. Mirko419 mi chiede: fareste la recensione delle Merit? Sono quelle che fumava mio padre e sono molto curioso. Allora, io ho fatto il video delle Camel, delle Merit Bay, però non so se l'ho caricato. Comunque sia, lo caricherò quando avrò gli esami, così almeno si vedrà, eccetera eccetera. Dumix Vespa mi chiede: ci sono anche da 20 riferite
al video del Lucky Strike Gusto Autentico, sì, però non ci sono da 10. Sempre Dumix Vespa mi chiede: quando ci hai messo a finirlo? Riferito alle Austin, al pacchetto ci ho messo proprio 3 settimane perché in contemporanea fumavo delle sizze. Mentre se ti riferisci al sigaro singolo, ci mettevo 8-9 minuti circa. VTRC14 mi chiede: quanto costa il narghile? Guarda, non lo so, quelli più grossi costano dai 60 euro in su, mentre quelli un po' più piccolini come il mio, che è lì, costeranno circa una 30 euro, penso. Poi Matteo Rigoni mi scrive: hai mai recensito le Che Guevara? Se no, potresti recensirle perché non le ho mai provate e potresti aggiungere alla tua collezione. Penso di recensirle, sì, anche se non sono un comunista. Penso di recensirle, però, molto futuramente. Detto questo, le domande terminano qui. Ciao dalla Siberia, ciao dallo stage di Warsaw Production. Arrivederci.